Draghi si è dimesso, sciolte le camere, si va verso il voto a settembre. Il rally politico di quest'ora fa discutere la gente. A Chiavari sono più i pareri a favore delle elezioni anticipate. La temperatura nel Mar Ligure oscilla tra il 28 e i 30 gradi, soffrono le specie che vivono sui fondali, mentre in superficie se ne vedono di nuove e c'è il pericolo di alluvioni in autunno. Testimonianza dei cristiani essere segno di contraddizione orientati nelle scelte dal Vangelo. Così l'arcivescovo di Genova, Monsignor Tasca, nella festa patronale a Santa Margherita Ligure. La celebrazione della Santa Messa è una festa per i volontari dell'operazione Mato Grosso, partiti per il Perù. Per loro l'affetto degli amici e dei ragazzi del campo estivo all'Orto della Carità. L'equipaggio della Proscogli Canottaggio Chiavari racconta la maratona La Voga Longa di Venezia. Oltre alla soddisfazione per l'aspetto sportivo, una bella esperienza di amicizia e di condivisione. Gentili telespettatori all'ascolto, buonasera e benvenuti nei nostri studi. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha sciolto oggi le Camere. Si va al voto a settembre, il rally politico di queste ore fa molto discutere la gente. A Chiavari abbiamo raccolto alcune voci e sono più i pareri a favore delle elezioni anticipate. C'è una certa delusione comunque sulla politica in generale. Sentiamo le interviste che abbiamo preparato. Soddisfatto, finalmente. Come mai, se può motivarlo? Allora, motivo perché penso che era un governo che ormai non stava più in piedi, le polemiche e le liti tra i partiti erano continue, meglio andare al voto, tranquilli, sereni, non crolla niente. Draghi comunque stava facendo un buon lavoro, per me. Non si vedeva un governo così da tanto, bel casino. Era contento dell'operato di Draghi? Avrebbe preferito che restasse oppure no? Ma 50-50, perché non è stato a sentire tanto Conte. Io sono quasi contento perché purtroppo è stato lui che ha voluto andare, cioè non riesce a governare, nel momento deve mollare. Draghi almeno ci ha portato fuori dal virus e sta facendo il meglio che può. È contento oppure no? Non ho ancora metabolizzato. Però l'Italia è tutto un teatro, loro. C'è Pulcinella, c'è l'Arlecchino, cosa devo dire? Dove viene lei? Dalla Svizzera. È aumentato tutto, le tasse, l'inflazione, la benzina, la luce, il gas. Io lo vedo solo un bene, vediamo cosa succederà più avanti. Cosa ne pensa della caduta del governo Draghi? Una schifezza è stata, veramente, assolutamente contraria alla caduta di Draghi. Io dico che sono dei gran pagliacci tutti quanti. Caduta del governo Draghi? Cosa ne pensi? Mi fa piacere. Ti fa piacere? No comment, ragazzi. Ma preferiva che rimanesse oppure no? No. Sì, beh, in questo momento sì, almeno fino alle elezioni di marzo a questo punto. Sembra un po' assurda far cadere un governo in questo momento. Dove tirerà il vento secondo lei adesso per le nuove elezioni? Non lo so, io temo che comunque ci sarà una situazione comunque di ingovernabilità. Le elevate temperature di questi giorni stanno causando un riscaldamento eccessivo del Mar Ligure, con effetti sui fondali e in superficie che a lungo raggio potrebbero avere conseguenze nel prossimo autunno. Ne abbiamo parlato con Fulvio Garibaldi, che è docente al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova. Lo ascoltiamo. Il Mar Ligure è un brodo, la temperatura dell'acqua oscilla tra i 28 e i 30 gradi. In questi giorni di fine luglio sembra difficile trovare refrigerio in mare, che si presenta con 4-5 gradi in più rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni. In assenza di correnti, come si sta verificando attualmente, perché non c'è ventilazione, praticamente c'è una stasi completa della circolazione anche ventosa, praticamente l'acqua in superficie si scalda, quindi si stratifica, e questo provoca ovviamente, può provocare un sacco di problemi non soltanto agli organismi marini ma anche poi a noi ovviamente. Le conseguenze per l'uomo stanno tutte nel rischio idrogeologico. Il caldo eccessivo del mare potrebbe causare i famigerati temporali autorigeneranti in autunno, con il rischio concreto di alluvione. Calcoliamo che ogni grado in più dell'acqua dobbiamo sempre mettere in relazione all'enorme quantità di acqua che si scalda, quindi un immagazzimento di calore che è enorme. Una quantità di energia enorme che poi viene rilasciata in qualche modo sotto forma di evaporazione, e quando arriva l'aria fredda in quota le nubi che si formano sono cariche di acqua, per cui alla fine, detto molto in soldoni, rischiamo veramente le solite alluvioni.
Intanto soffrono i fondali, soprattutto le specie che non possono spostarsi, come spugne, alghe e coralli, che patiscono le alte temperature, mentre in superficie c'è l'allarme Osteopsis ovata, per ora sotto controllo. Con queste temperature, con il mare assolutamente non ventilato, l'alga in superficie prolifera fortemente, può provocare, emettendo appunto delle sostanze tossiche, può provocare problemi respiratori. Si era già verificato questa cosa in passato, ma per adesso non abbiamo segnalazioni, quindi sembra che la cosa sia abbastanza sotto controllo. Il caldo infine favorisce incontri eccezionali nel nostro mare. Nei giorni scorsi a Chiavari è stata individuata la pericolosa caravella portoghese, mentre a Levanto è stato scoperto un nido di tartaruga caretta caretta. Apertura serale e domenicale degli esercizi commerciali per rispondere alle richieste avanzate dai turisti. È la proposta nata dal confronto tra amministrazione comunale di Chiavari, associazioni e operatori all'interno del tavolo del turismo convocato a Palazzo Bianco. Il bilancio dei primi mesi estivi è stato incoraggiante per la ripresa dell'attività del settore, grazie anche alla buona presenza di ospiti sia nazionali che internazionali. Al centro del confronto anche temi quali la valorizzazione della rete e sentieristica, la nuova cartellonistica autostradale e gli eventi. A fine settembre ci sarà una nuova convocazione per valutare come utilizzare gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno. Nell'ambito del progetto relativo al depuratore di Vallata a Chiavari accende la discussione anche l'idea di costruire un campus scolastico. Il sindaco risponde alle parti sociali, perplesse proprio sul piano d'opera. Intanto la minoranza chiede un aggiornamento in consiglio comunale. Vediamo. La futura zona di colmata a Chiavari, una volta realizzato il depuratore, avrà un'estesa area pubblica sulla quale, tra le altre cose, l'amministrazione Messuti intende realizzare un moderno campus scolastico. Un progetto che il sindaco ha ribadito in questi giorni, rispondendo alle critiche degli ambientalisti e delle parti sociali sul depuratore di Vallata. Anche l'aspetto della scuola, infatti, aveva ricevuto lamentele. Come cittadino di Chiavari sono rimasto molto perplesso su questo progetto, perché praticamente Chiavari, il centro storico, vive sulla presenza dei ragazzi, dei giovani, delle scuole. C'è tutta anche una realtà commerciale che vive anche sulla presenza dei giovani e anche degli insegnanti. Quindi crediamo che sia veramente assurdo questo progetto di ghettizzare praticamente la scuola in colmata mare. Questioni di punti di vista, replica Messuti. Il ragionamento di Sanguinetti è logico, dice, ma se avessi la possibilità di scegliere, perché non dovrei mandare un figlio in una scuola nuova, moderna, situata davanti al mare, con tutti i servizi e gli impianti sportivi vicini? Questa è l'idea, portata avanti dalla Giunta e che piace anche a Città Metropolitana. Sulla carta non c'è ancora nulla, se non dei contatti con l'ente di Palazzo Spinola, che ad oggi paga la locazione per molte strutture scolastiche. Certo, non è un progetto che si realizza in due giorni, l'iter sarà lungo, c'è l'idea anche di cercare bandi di finanziamento, insomma, difficile ma non impossibile, prosegue il sindaco di Chiavari, noi abbiamo la volontà di proseguire in questa direzione, un campus unico e non una frammentazione di istituti. Il tema accende la discussione e la minoranza chiede di approfondire tutta la questione relativa al progetto del nuovo depuratore di Vallata. Silvia Garibaldi chiede un aggiornamento in consiglio comunale e lo stesso Andrea Sanguinetti invita al coinvolgimento dei chiavaresi. Noi chiediamo un concorso di idee su quest'area di colmata, che potrebbe essere uno sviluppo importante per il turismo, ad esempio a Chiavari o anche per la cultura. Rapallo implementa il sistema di videosorveglianza comunale. La Giunta ha approvato stamane una delibera che avvia l'iter per attuare diversi interventi. Primo, saranno aggiornati o sostituiti i dispositivi già in funzione. Secondo, saranno installate 8 nuove telecamere e 5 postazioni di controllo in aree attualmente non coperte dal servizio. Terzo, sarà potenziata la piattaforma di trasmissione dei dati che permetterà la fruizione delle immagini a tutte le forze di polizia. È entrata in vigore ieri, lo resterà sino al 30 settembre, l'ordinanza del sindaco di Lavagna che vieta dalle 2 alle 5 della notte la vendita anche per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche. Il documento contiene anche il divieto di vendita di generi alimentari attraverso i distributori automatici, sia pure con alcune eccezioni. Vietata anche l'apertura al pubblico degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto, oltre a quelle artigianali dove si producono e si vendono prodotti di gastronomia. La pagina ecclesiale del nostro giornale si concludono questa sera, Santa Margherita Ligure, i festeggiamenti patronali in onore di Santa Margherita.
Alle 19 in Basilica sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei defunti. Alle 20 sul sagrato della Chiesa la cena di solidarietà curata dal Comitato Feste di Primavera. Ieri molti fedeli hanno preso parte alle celebrazioni, ritornata nella sua ampiezza. Vediamo. La festa della patrona Santa Margherita Ligure ha recuperato quest'anno tutti i suoi antichi riti, un momento di grazia secondo l'arcivescovo di Genova Marco Tasca, che ha presieduto l'Eucaristia in Basilica e la processione con l'arca della Santa. Vuol dire riprendere anche la nostra storia con tutto quello che è, quindi anche queste belle tradizioni che ci hanno tramandato i nostri padri, e quindi un riprendere un po' uno stile di vita che ci collega a quella che è la nostra storia. Sono soprattutto gli anziani della città a ricordare con affetto e nostalgia i riti che in passato caratterizzavano i festeggiamenti. Ricordo specialmente quando mettevamo i lumini in mare, tutti tanti che le facevano le donne di ghiaia e facevano tanti. Adesso li compriamo perché i tempi sono cambiati, però è una bella festa, la festa della città. È una festa antica dei nostri vecchi, che mi ricordo ero bimbo. Mi compravano le braghette nuove perché era la festa. Dei due anni segnati dalla pandemia si è conservato il momento di preghiera in Piazza del Sole. Abbiamo dato quest'anno un tema riprendendo un verso di una canzone di Franco Battiato, trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ci è sembrato un verso evocativo anche un po' del mistero della resurrezione, che appunto nell'oscurità anche dei nostri tempi ci invita a guardare quelle piccole luci che vanno valorizzate e che vanno custodite. Per Don Gian Emanuele Muratore, che a settembre intraprenderà un nuovo incarico diocesano, si è trattato dell'ultima festa di Santa Margherita vissuta come parroco. Occorre attraversare anche un po' tutta la fatica così del cambio, aprendosi con fiducia alla novità. L'arcivescovo Tasca ha individuato nella vita della Santa, Vergine e Martire, una testimonianza da seguire anche per i cristiani di oggi. Siamo chiamati veramente ad essere in questo mondo segno di contraddizione, che non vuol dire andare contro, ma vuol dire sapere il nostro stile di vita, uno stile di vita che viene dal Vangelo, che Gesù Cristo ci ha insegnato, e sappiamo che questo vuol dire essere molto attenti a vivere in questo mondo, però sempre orientati dalle scelte che il Vangelo ci ha insegnato e che i santi e i martiri ci hanno regalato. Nell'area verde Sandro Pertini di Conscienti si è svolta la 15ª edizione della Festa della Croce Verde Chiavarese. La serata è stata animata dai fisarmonicisti di Enrico Roseto e arricchita dalla degustazione di piatti tipici locali. Nel corso della manifestazione sono stati premiati Matteo Dondero, il più giovane a esibirsi sul palco, e Remo Cornati, musicista di lunga esperienza. La serata è stata l'occasione per raccogliere offerte a sostegno della lezione di Né della Croce Verde. Sono partiti 6 volontari dell'operazione Mato Grosso, che vivranno un'esperienza di missione in Perù. Per loro la messa di saluto all'orto della Carità a Lavagna. Vediamo. E quindi siamo intrecciati, uno che va, però vai a nome di altri. Nessuno può partire solo, tanto più se la partenza è per costruire qualcosa, qualcosa che resta e resta per sempre. Una casa, ad esempio, una casa per una persona disabile, quella che costruiranno i 6 volontari dell'operazione Mato Grosso, partiti dalla diocesi di Chiavari per San Martin, nel distretto di Ciaccio, sulle Ande, oltre 3.000 metri di altitudine. Una di loro, Arianna Govi, si fermerà poi in missione per 6 mesi in Perù, gli altri rientreranno. Per salutarli e accompagnarli, nell'orto della Carità a Lavagna c'è stata la celebrazione della messa ed una serata di fraternità, come accade ogni sabato e come è accaduto per 2 settimane ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato, oltre 80, al campo estivo organizzato per loro, con momenti di gioco e di formazione e con la realizzazione di oggetti che i volontari hanno portato con sé, perché non si parte mai da soli. Per me è molto bello, naturalmente, vedere dei ragazzi che prendono la decisione di partire e provare a donare parte della loro vita così, nella missione coi poveri. Per me è stata un'esperienza personale che ho vissuto molto bella e decisiva per la mia vita, per cui sicuramente spero che per loro sia altrettanto, sia un momento sicuramente molto bello, molto vitale, e che li possa proprio confermare sempre di più nella scelta di donare la propria vita agli altri.
Il progetto di un centro polisportivo ed educativo per bambini a Malika in Senegal non è mai tramontato, nonostante le difficoltà introdotte dalla pandemia. I volontari propongono una nuova iniziativa che si terrà al mini golf di Rapallo il 30 e il 31 luglio. Le iscrizioni sono aperte e tutti possono partecipare. A chi è rivolto questo momento di gioco, di svago al mini golf di Rapallo? Mi verrebbe da dire a tutti quelli che hanno un cuore legato all'associazione e al nostro progetto, quindi genitori, bambini, zii, nonni, tutti coloro che hanno voglia di partecipare a questo evento che è, diciamo, prettamente ludico e sportivo, ma fondamentalmente c'è il divertimento, il fatto di stare insieme, il fatto di vedere anche come sta andando avanti il progetto e niente, farlo toccare con mano a più persone possibili. Richiamiamo le finalità del progetto che voi avevate lanciato prima della pandemia. Sì, diciamo che noi nasciamo nel 2019 ancora, prima ancora che la pandemia uscisse. Il nostro è un progetto praticamente che tratta educazione e sport, cioè dare la possibilità ai bambini di questo, non dico quartiere perché ormai non è più quartiere, di Asma Lika sono dei paesi a tutti gli effetti e la comunità è molto grande e ci sono tante problematiche legate comunque a quello che purtroppo vediamo anche alla televisione. Ecco, per partecipare all'evento che proponete per il 30 e 31 luglio come si può fare? Allora, in tutto quello che è stato fatto oggi sui social è sempre stato evidenziato il fatto di mandare un semplicissimo WhatsApp al numero dell'associazione, tenendo presente anche che chi comunque arrivasse all'ultimo minuto non viene mandato via. Organizzeremo anche altre cose durante l'evento che serviranno poi anche in futuro, tipo per esempio la campagna "Dona un mattone e noi costruiremo il muro". Compie 60 anni la strada carrozzabile tra Romaggio e Cichero in comune di San Colombano Certenoli. L'inaugurazione ufficiale avvenne il 22 luglio 1962, dando vita al collegamento tra le due vallate con un percorso di 15 km partendo da Calvari. L'opera fu avviata 10 anni prima dal neoeletto sindaco Filippo Zavatteri, che intuì l'importanza della strada e avviò 3 cantieri destinati a disoccupati. Tra il 1955 e il 1957 iniziarono i primi interventi. Il 3 luglio 1962 il sindaco dichiarò la strada aperta al transito, ma l'inaugurazione avvenne il 22 luglio con la posa di un cippo al passo di Romaggi. Parliamo ora di sport e di canottaggio. Reduci dall'esperienza della Vogalonga di Venezia, i membri dell'equipaggio della Proscogli hanno ripreso gli allenamenti al porto turistico di Chiavari. Il team, composto da Fabio Piazza, Arnaldo Ghio, Alessandro Baronti, Alessandro Pellegrino e Stefano Marchi, raccontano l'esperienza veneta come un momento piacevole di sport e anche di condivisione. Vediamo. Tutto nasce da un gruppo di amici. Tutto nasce da un gruppo di amici e da una passione comune per il canottaggio e per il gozzo che abbiamo rimesso in acqua e abbiamo provato prima a metterlo in acqua a fine di ottobre dell'anno scorso e con una preparazione ben strutturata siamo riusciti poi a partecipare con un buon successo alla Vogalonga di Venezia che si è tenuta a inizio di giugno di quest'anno. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza dura perché l'avevo fatta circa 20 anni fa e gli anni non sono più gli stessi di quando ne avevo 30, ma siamo arrivati in fondo bene con un buon risultato in termini di tempo e in termini di piazzamento. Eravamo preparati a tutto, però non eravamo mai saliti su un gozzo per fare un'esperienza del genere. Diciamo che alla fine degli allenamenti, insomma, quando eravamo arrivati verso maggio, ci siamo resi conto di essere abbastanza pronti. Non aveva mai avuto la durata di tutta la Vogalonga, non era stata mai percorsa, però evidentemente è uno sport che ci ha talmente preso, ci ha talmente appassionato. Poi è particolare come sport perché hai la possibilità di stare insieme, anche mentre ti alleni puoi parlare, puoi scambiare, fare battute, è divertente. È uno sport che ti lascia bene quando l'hai finito perché ti senti con una stanchezza sana, pulita. E quindi in un contesto bellissimo ci siamo appassionati e quindi diciamo da cosa nasce cosa poi. È un'attività che coniuga la passione per il mare, un gruppo di amici che non hanno più l'età di fare gli agonisti che però si vogliono tenere comunque in forma e si esce come stasera dopo il lavoro, è anche un sacrificio certe volte, ci si incontra comunque volentieri, si esce e ci si tiene in contatto. Poi le varie manifestazioni a cui possiamo partecipare una per l'altra sono tutte delle esperienze carine. Venezia è sempre un contesto
fantastico. Parliamo di calcio, prosegue la campagna acquisti della Lavagnese che ha raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive di Tommaso Baccherotti, giovane esterno, leva 2003. Tommaso, dopo essere cresciuto calcisticamente nel Genoa, ha disputato due campionati Under 17 e Under 18, collezionando 18 presenze e 2 reti. Nell'ultima stagione si è alternato tra Imperia e Ligorna, con cui ha disputato 15 partite. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Gli appuntamenti di venerdì 22 luglio. Nell'ambito di Estate Ambiente a Sesti Levante c'è l'evento con Masca de Pinne nella Baia del Silenzio, ritrovo alle ore 9. Prosegue a Chiavari la 10ª edizione del Chiavari Summer Dance Festival al Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne, a partire dalle ore 9, stage di danza classica, contemporanea, moderna, passo a 2, sbarra terra, percorso street, hip hop, walking, house, dancehall. Terra è il filo conduttore della mostra del ceramista Leone Lasio, che resterà allestita fino al 7 agosto alla Galleria Grasso della Società Economica di Chiavari. L'orario di visita tutti i giorni è dalle 17 alle 22.30. A Bogliasco c'è la Sagra dei Pansoti, dalle 18 negli impianti sportivi di Via Marconi. A Lavagna inizia Festivart, la rassegna di arte di strada con vari eventi nel centro città. L'inaugurazione è alle 18 nei giardini della Torre del Borgo. A Conscienti di Enè Fabrizio Benente presenta il suo libro San Nicolao di Pietra Colice con Mario Dentone. Inizio alle 19, a seguire serata gastronomica. A Chiavari c'è la 29ª Sagra di San Giacomo, dalle 19 caponade e altre specialità liguri in piazza Rupinaro. A Leivi inizia la festa dell'olio di oliva nell'area del campo sportivo di San Bartolomeo, dalle 19 apertura di stand gastronomici, alle 21 serata danzante con l'orchestra Jolly. Festa di Sant'Anna nel sestiere Cappelletta di Rapallo, dalle 20 stand gastronomici e serate danzanti in via Fico. 4ª edizione di Sprizziamo Cultura a Casalza Ligure. Alle 20.30 a Villa Sottanis, Chiara Ferraris presenta il suo libro Anime Qualunque. Inizia la rassegna Rapallo Protagonisti al parco di Villa Tiguglio. Roberto Arditti intervista il giornalista televisivo Nicola Porro. Inizio alle 21. Proseguono le osservazioni notturne di stelle con il telescopio organizzate dall'Associazione Culturale Il Sestante. Dalle 21 al Parco Mandela il Sesti Levante. A Borzonasca c'è la festa della birra nella piazza vicino al municipio, dalle 21 spettacolo danzante dei bambini della scuola di ballo di Civita, poi spettacolo comico con Andrea Bianchi e musica con DJ Kelly. Nell'area feste del Maria Luigia a Chiava di serata in compagnia di Martino e Benedetto Chieffo, inizio alle 21. Prosegue la rassegna estiva Musica negli oratori, alle 21.15 all'oratorio di Sant'Erasmo di Sori, concerto del pianista Emanuele De Lucchi. Al Teatro Conchiglia di Sesti Levante va in scena lo spettacolo Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame, regia di Silvia Giulia Mendola, inizio alle 21.30. A Sesti Levante prende il via la 61ª edizione della Sagra del Bagnun di Riva Trigoso, inizio venerdì sera alle 21.30 con il concerto della Filarmonica Città di Sesti Levante. A Recco una serata per omaggiare Fabrizio De André, presente Dori Ghezzi e diversi musicisti che interpreteranno brani del cantautore, alle 21.30 sul Lungomare Bettolo. E con la scheda degli appuntamenti termina il giornale, anche questa sera, prossimo appuntamento come sempre rinnovato domani, 12.45, Tiguglio Oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi della rete. Arrivederci. Thank you.